Maria Teresa Rutasvela, ecco quanto prendo di pensione. Maria Teresa Ruta è uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana. Ad esempio, negli ultimi anni è stata molto chiacchierata per via della sua partecipazione al Grande Fratello VIP, ma in ogni caso sono numerose le sue esperienze televisive. In tanti si sono chiesti quanto guadagni ora di pensione, e la realtà è che si tratta di una cifra piuttosto bassa. Maria Teresa Ruta, ecco a quanto ammonta la sua pensione. Maria Teresa Ruta è molto spesso presente in televisione. La VIP ha preso parte al Grande Fratello VIP negli anni passati, finendo al centro dell'attenzione, e in seguito è sempre stata presente in qualità di opinionista, nei salotti Mediaset. Per questo motivo il pubblico ha imparato a conoscerla molto bene, ma la Ruta fa parte del mondo dello spettacolo, ormai da moltissimi anni. Per questo motivo, in tanti si aspettano che i personaggi come lei, riscuotano una pensione molto elevata. Ebbene, soprattutto nel suo caso, non è così. Maria Teresa Ruta ha 63 anni e per questo motivo, può iniziare a percepire la pensione, sebbene porti avanti qualche lavoro in televisione come sempre. La cifra che riscuote mensilmente, però, è davvero bassa. Come lei stessa ha rivelato, si parla di 275 euro al mese. Una cifra che, da sola, sicuramente non basterebbe nemmeno per la sopravvivenza. Questo argomento è stato spesso oggetto di polemica, in quanto tanti altri personaggi di successo si sono lamentati di ottenere una pensione troppo bassa. La Ruta, ad ogni modo, come a lei stessa confermato, riesce a mantenere un buon tenore di vita, in quanto la pensione non è la sua unica entrata. Infatti, continua a lavorare in televisione, anche se saltuariamente, e perciò ha dei guadagni sufficienti per lei. Maria Teresa Ruta, la dichiarazione: morirò di fame. Al settimanale Nuovo, dopo aver svelato la cifra della sua pensione, la Ruta ha anche dichiarato che, con una cifra del genere, potrebbe morire di fame. Nonostante il suo pubblico la ami e la sostenga, infatti, la Ruta ha detto che quella cifra non le sarà sufficiente per vivere, e che dovrà sempre fare altro per guadagnare abbastanza. Maria Teresa ha dichiarato che la motivazione della cifra così bassa ha a che fare con degli errori che ci sono stati, in merito ai suoi contributi versati. Infatti, l'ex Geffina ha spiegato di avere delle ricevute false, di contributi che però lei aveva versato. Quando è andata a controllare in seguito, ha scoperto che era come se i contributi non fossero mai stati versati, in quanto risultavano destinati ad aziende inesistenti. Ora Maria Teresa Ruta sta sicuramente pensando ad un modo per risolvere il problema, così da ottenere una pensione un po' più elevata. Un problema che sembra essere comune a molti VIP. Voi che cosa ne pensate? Sapevate che Maria Teresa Ruta prendesse una pensione così bassa, e che idea avete in merito? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.